Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video tutorial. Oggi siamo qui per spiegarvi come installare i contenuti personalizzati per The Sims 3. Questi contenuti personalizzati non sono i classici contenuti personalizzati che possiamo trovare anche per The Sims 4, perché infatti sono dello store, non sono scaricati da ad esempio le source tipo da Tumblr. Per scaricare questi contenuti gratuitamente, ovviamente sono disponibili anche per il gioco craccato. Infatti ho appena installato The Sims 3 con Origin, ZL Origin, non con quello originale. E infatti se andiamo su gamespot.world/download possiamo andare su The Sims 3 e troveremo il torrent sottostante, incluso tutti gli aggiornamenti del negozio di The Sims 3 del giugno 2009 ad agosto 2014. The Sims 3 The Complete Store. Se vuoi solo installare elementi specifici, guarda qui. Cercando qui nel torrent potremo andare a scaricare il file torrent, che ovviamente apriremo con torrent, che io ho già scaricato ma non ho installato. Io in questo caso uso Deluge come torrent, come client, perché non ha le pubblicità. Ma in questo caso non ci interessa il torrent e noi andiamo a scaricare gli updates. In questo caso tipo io scarico gli aggiornamenti, tipo non proprio gli aggiornamenti, ma possiamo andare direttamente qui e andiamo su aggiornamenti 2014, tipo nel suo agosto, e qui abbiamo tutte le cose che hanno aggiunto ad agosto 2014 nello store di The Sims 3. Tipo io in questo caso clicco download, lo metto su download, aspetto il termine del download del file rar. Ecco, ha già finito. Apriamo il file nella cartella di destinazione, selezioniamo il nostro SimTree Store Updates e lo trasciniamo sul desktop. In questo caso facciamo estrai file, eccolo qui, clicchiamo sul file da noi interessato. In questo caso è il Gondola 7 dell'agosto 2014, che si scarica tutte le cose in stile Venezia, e aspettiamo il termine del caricamento di The Sims 3, che al momento non risponde. Ok, sta installando il Gondola 7 SimTree Pack. Ok, ha completato l'installazione. Vi ricordo che anche se scaricate il torrent completo di tutti i file, vi ritroverete una cartella con tipo Sims 3 The Complete Store con tutti i set che vi dà ovviamente Games for the World. Oltre a queste cose che ci permette di scaricare il Sims 3 Store, in questo caso possiamo anche dire craccato, possiamo installare anche i quartieri, quindi quelli disponibili pure per il gioco originale e non richiedono il pagamento. Tipo possiamo trovare tra questi Monte Vista, quello attualmente utilizzato da Moira Cartier nella sua serie di The Sims 3 Stagioni. Qui sotto possiamo trovare le descrizioni dei quartieri. In questo caso Aurora Skies. Il paesaggio mozzafiato e la natura immensa e incontaminata attende Aurora Skies. Questa pittoresca cittadina costiera è caratterizzata dal meglio della vita armoniosa, terreno spazioso e una comunità ecocompatibile, cascate maestose che si appoggiano sulle rive di un lago geotermale e palloncini ad aria calda che ci permettono di godere dei colori multicolori cielo notturno. Ovviamente,
questa cosa che ho appena detto ti permette di godere dei colori multicolori del cielo notturno. È una traduzione sbagliata perché appunto il sito è in inglese, che io ho tradotto con Google Traduttore, quindi troverete le cose in inglese, mi dispiace. E qui trovate tutte le descrizioni delle città che potete scaricare. Io ve le faccio vedere così velocemente perché a me non mi interessano. Possiamo scaricare tipo Mari Splendenti, che in questo caso si chiama Running Eagle, no, si chiama Sunlit Tides, sarebbe Maree Splendenti. Invece questo Running Eagles è Cine Ruggenti. In questo caso noi ci mettiamo a scaricare Running Eagles, sì, scarichiamo Running Eagles, in questo caso pure la Gold Edition. La salviamo sempre sul desktop, così non ci creiamo problemi. Come potete vedere, i neighbors, i world, gli scenari pesano molto di più dei updates, quindi degli oggetti. E qui possiamo scaricare anche il fix. Se tipo qualcosa non ci funzionasse, possiamo scaricare il fix. In questo caso, tipo, dal momento che KissingTalk ha smesso di aggiornare i suoi fix store, continueremo con una versione fatta in casa, quindi che creano loro stessi. Io al momento tipo non la scarico perché non dovrebbe crearmi problemi, ma se avete qualche problema con i fix, con queste cose dello store, scaricate il fix. E in aggiunta potete scaricare anche il sit Boardwalk, che andiamo a vedere anche di cosa si tratta. No, non me lo fa vedere, e lo scarichiamo lo stesso pure. Ovviamente, oltre a Running Eggs, possiamo scaricare River View, che è anche gratuito, sia qui sia nello store di The Sims 3 originale, Montevista, con il mercato al fresco, in the spring, Lucky Palms. Io vi consiglio la Deluxe Edition, dato che la potete scaricare per installare la standard se abbiamo la Deluxe. Laghi Lunari, Midnight Hollow e tutti gli altri scenari. Intanto, per scaricare questi, questi no, dov'è? Eccolo. Dobbiamo estrarre i file e estrarre i file. Ecco, abbiamo già le cartelle già create. Aspettiamo il termine dell'estrazione. Ecco, tanto installiamo Running Eggs. Come sempre, l'installazione sarà la classica che abbiamo visto già prima. Dopo aver terminato l'installazione di Running Higgs, possiamo anche andare a installare Boardwalk, che ovviamente è sempre la stessa cosa installarli. Riusciranno come materiale personalizzato nel client di The Sims 3. Come potete vedere, infatti, andiamo sul materiale installato e ci ritroviamo qui come materiale dello store. Vi ricordo che è compatibile benissimo con... Qui possiamo installare, anche qui abbiamo i nostri, come dire, me ne scaricati tu, eh? Aspettate, ne elimino uno di Cine Ruggenti. Ecco, ci ha scaricato i nostri scenari, li installiamo. Vi ricordo che questo metodo è funzionante anche con il gioco originale, perché l'ho testato io personalmente, funzionano benissimo. Possiamo anche accedere al nostro account dello store, ma non so se funzioni anche con l'account dello store. Dovrebbe funzionare perché escono come materiali personalizzati, quindi come se fossero delle mod effettive scaricate da qualsiasi altro sito.
Ok, ha terminato l'installazione. Io vi ricordo che se andate ad installare questo qui, dov'è? Il torrent del Complete Store, qui troverete solo, non solo, come si chiamano, gli aggiornamenti, quindi aggiornamenti 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Non troverete i quartieri e gli articoli limitati o bonus, che li dovrete scaricare ovviamente a parte. In descrizione trovate il link di Games for the World, Games for the World Download e The Sims 3 Quartieri Neighborhoods. E niente. Vi lascio casomai pure il link di ZL Origin, ecco, l'origine craccato da cui ho scaricato tutti i DLC di The Sims 3. Questo non so perché mi affacciano così, ma sono installati, io che sono installati. Potete scaricare tutti gli altri giochi della Electronic Arts che sono disponibili su Origin. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!